Sembra che l'attentato terroristico di Barcellona sia stata una goccia importante che sia andata ad aggiungere al vaso della pazienza europea, che se non è colmo, poco ci manca. Le modalità che stanno terrorizzando turisti o residenti, quelle di prendere un'auto e falciare la gente, hanno convinto Palermo a posizionare dei dissuasori, ovvero delle barriere anti-attentati lungo il percorso UNESCO tra Corso Vittorio Emanuele e Via Macheda. La novità è che adesso, dopo il vertice sulla sicurezza convocato dal prefetto Antonella De Miro, i blocchi di cemento saranno posizionati anche nelle altre vie pedonali e in alcuni comuni della provincia di Palermo. Non a caso al vertice erano presenti i rappresentanti di Altavilla Milicia, Bagheria, Cefalù, Termini Imerese, Partinico, Terrasini, Carini e Cinisi. A questi primi cittadini è stata mossa una raccomandazione, ovvero la richiesta di far sapere per tempo alla prefettura di qualsiasi intenzione di organizzare una manifestazione di piazza. E questa non è una scelta di panico, ma una scelta preventiva. E al comune poco importa se il look dei dissuasori, questi grossi blocchi di cemento, non piace a qualcuno. Si penserà ad abbellirli. Ecco perché è stato chiamato in causa il settore degli artisti per dare una mano. Prima la sicurezza e poi tutto il resto.